Volevo rispondere a questo commento, dice, però credo che abbiamo bisogno dell'Europa, ma che cosa ci ha fatto di buono l'Europa per l'Italia? Forse dovresti andare a cercare la storia dell'Italia, dovresti andare a cercare la storia dell'Europa, dovresti andare a cercare che cos'era l'Italia prima dell'Europa, non so quanti anni hai. Noi fino al 1980 eravamo la quinta potenza mondiale e non eravamo in Europa. Quelli che ci hanno portato in Europa, un certo Romano Prodi, e ci ha portato con uno scambio lira-euro 1936,27. E lo stesso Romano Prodi è quello che ha dato insieme al magnifico rettore Zamagni di Bologna la laurea honoris causa al signor Gheorghi Schwarz, detto Soros. Allora, già tutte queste collusioni ti dovrebbero far suonare i campanelli. Poi un'altra cosa che ti vorrei ricordare è che dopo il 92 tutte le aziende del gruppo IRI sono state privatizzate e sono state colonizzate, comprate, smantellate dalle multinazionali. Questo è servito a entrare in Europa, a smantellare il nostro sistema economico, la nostra economia che era un'economia mista. Il debito pubblico è stato creato dalla cattiva politica. Non dalle cose che non funzionano, ma dalla cattiva politica che si mangia tutto. Si potrebbe risanare il debito pubblico così, 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 come ha fatto la Germania. Come? Prostituzione legalizzata. E non vi vergognate, no, quello non si fa. Sì, si fa di nascosto nelle strade al buio. Ma legalizzarla in maniera sana, in consorzi, in cooperative, non col magnaccio, in consorzi, cooperative gestite dalle prostitute. 2 minuti avremmo risolto il debito pubblico e io propongo anche legalizzare le droghe, perché intanto la gente si droga ed è in mano alla mafia, almeno togliamo il business dalle mani della mafia e lo incassa lo Stato. Capito come si risolve il debito pubblico? E soprattutto non è importante il debito pubblico se poi noi incassiamo tanti soldi e quelli se li mangiano, bisogna fermare all'origine l'emorragia, perché i soldi ci sono. Lo Stato incassa un sacco di soldi, ma poi se li magna, il problema è che se li magna. Se prima se la magnavano i politici italiani, adesso se la magna pure l'Europa. In più ci dice che noi non possiamo produrre abbastanza vino, abbastanza latte, abbastanza tutto. Forse dovresti andarti a vedere quanti poveri allevatori si sono suicidati grazie alle quote latte. Quindi a noi l'Europa non ci serve, ci ha solo inguaiato e indebitato. Capito? Non ci serve l'Europa.